Voi, bambini, tutti intorno, date ascolto al cantastorie. Vi racconto le memorie che dan vita a questo giorno. Cosa sono i partigiani? Perché sono così importanti? Voi, che siete belli e tanti e col futuro tra le mani, immaginate che un'oscura nube scenda sulla vita e che ci sfugga tra le dita quella libertà più pura che viviamo nei bei giorni della calda primavera e che presto sarà vera e sarà ancora nei dintorni. Dei bambini ancor più piccoli di voi che m'ascoltate sono nati in tempi bui e ci sono pure cresciuti. C'era un uomo grasso e calvo. Si faceva chiamar Duce. Comandava a tutti quanti di marciare tutto il giorno. Proprio tutti. Dai bambini che marciavano d'intorno alla sua scuola fino ai grandi che marciavano col fucile. Qualche volta comandava ai giovanotti di partire per la guerra. E sono in tanti che non fecero ritorno. Qualche volta comandava ad ammazzare tutti i neri. Rincorrendo sui sentieri i poveretti d'Eritrea, si credeva un gran guerriero, ma era un bullo, che pestava solamente chi era debole ed era senza una difesa. Coi più forti, a capo chino, sorrideva ed obbediva. E così fece anche con Hitler, l'amichetto di Berlino. All'inizio era un suo allievo e poi divenne più potente. E marciò su tutta Europa, macellando case e gente. Quei bambini erano molti quando il duce comandava e con il tempo che passava si erano fatti quasi adulti ed il duce scese in guerra e mandò tanti col fucile via dal loro campanile per sparare all'altra gente. Nella guerra ci sta sempre chi non torna più dal fronte e i ragazzi già stremati dalla vita prigioniera che quel grasso pelatone da 20 anni gli imponeva si decisero a cambiare quel brutto mondo alla sua fonte. Salutati mamma e babbo, salutato il loro amore, i ragazzi e le ragazze di quella generazione se ne andarono sui monti e con le armi scalcagnate cominciarono a dar calci nel sedere al duce e ai suoi. Sono questi i partigiani, dei ragazzi come voi, che hanno deciso di dir basta a chi voleva macellare mezzo mondo e poi marciare su montagne di macerie, che alla guerra hanno preferito cose più belle e più serie. Tanti mesi hanno resistito, rifugiandosi tra i monti, tra i torrenti, sotto i ponti, tra gli agguati dei tedeschi, combattendo con coraggio tra le cime e le vallate, da settembre all'altra estate, poi ancora primavera. Poi la sera calda e dolce di un bel giorno soleggiato, nel paese liberato, vengono giù dalle montagne. L'invasore se n'è andato. Non gli serve più il fucile. Ora sono liberi e in pace. Era il 25 aprile. Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiume. E poi le genti passeranno. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E poi le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Evviva i partigiani, ora e sempre resistenza.